Allora, prossimo intervento è la creatività grafica al servizio delle aziende, quindi ci andiamo a legare fondamentalmente a questo discorso, però entrando proprio nella grafica pubblicitaria. Medea Montalbano, ti lascio il microfono. Grazie. Allora, il mondo della comunicazione, come avete visto, è davvero, davvero ampio. Avete passato una giornata a vedere tutte le figure che ruotano intorno a quella che è la comunicazione. Allora, io vorrei partire da un concetto base della comunicazione. È impossibile non comunicare. Facciamo un esempio tra di voi. Anche ognuno di voi in questo momento mi sta comunicando qualcosa. Dobbiamo imparare a percepire tutti i segnali che ci arrivano da fuori. Mi piacerebbe anche interagire e conoscervi personalmente. Ci sono studenti, immagino? Gli universitari alzano la mano? Ok, universitari? Ok. In cerca di impiego? Ok. Qualcuno che già opera nel nostro settore? Ok, anche voi? Ok, avete già trovato una direzione che fa per voi? Ok, allora vi dico, ovviamente insegnare è difficile. La cosa principale è fare esperienza. È l'insegnamento più grande che potete avere. Allora, io mi presento, sono Medea Montalbano e sono titolare dell'agenzia Lusso ADV, spero che la conosciate. Siamo nel settore della comunicazione da circa 10 anni. Allora, volevo fare questo paragone tra le aziende e le persone, proprio partendo dal presupposto che non si può non comunicare. E ognuno di noi ha la propria individualità, quindi è qualcosa di speciale. Quando noi abbiamo a che fare con le aziende, anche le aziende hanno qualcosa di importante ed unico, proprio come le persone. Questo ovviamente va riportato visivamente a voi. Quindi attraverso l'immagine, come prima la signora ci chiedeva, chi è che si occupa dell'immagine? Allora, prima ancora dell'immagine, potenzialmente un'azienda può anche chiedervi di ricercare un naming, cioè un nome che sia idoneo a ciò che loro fanno. Ok? Inoltre poi si passa alla costruzione del brand, cioè del marchio, logotipo. Quindi tu lo conosci, voi lo conoscete bene. Qui alle spalle ho degli esempi di brand famosi. Vabbè, in uno è facile perché c'è scritto il nome, Coca-Cola, chi non lo conosce nel mondo ormai. Allora, facciamo un gioco. Il primo? Eppure non c'è scritto, incredibile. L'ultimo? Benissimo. Che dite, hanno lavorato bene questi brand? Hanno investito e lavorato bene, certo. Potevano anche investire nel modo sbagliato, poi nel caso ci arriveremo. Non è facile il nostro settore, perché comunque oggi ci sono tanti mezzi a disposizione. Come diceva prima il mio collega, ovviamente tante persone pensano che avendo il computer tutto è più facile. Non è così. Il primo strumento, ricordatevi, il più importante, lo avete voi, ed è questo. Andiamo avanti. Qui non ci sono nomi. Eppure penso che il primo brand lo riconosciamo tutti. Qualcuno lo porta addosso, in tasca, in borsa? O, vabbè, purtroppo oggi, Giuseppe, non abbiamo la postazione solita da Mac. Quindi è Apple. Anche loro hanno fatto investimenti, hanno puntato tutto sulla comunicazione. Ed è andata molto bene, credo, tutt'oggi.
Il secondo me lo dite voi. Quanto è facile, eh? E l'ultimo? Mercedes. Benissimo. Allora, ovviamente... Già sto iniziando a litigare con il computer. Allora, ovviamente questi marchi sono diventati così anche un po' nel tempo. Quindi vediamo il primo caso. Ovviamente si parte da un discorso di immagine molto complicato fino ad arrivare all'essenza. Questa cosa è fondamentale per chi progetta e si occupa dell'immagine delle aziende. L'essenza è una mela. Questa mela noi la riconosciamo in qualsiasi modo, a colori, in bianco e nero, funziona sempre. McDonald's ovviamente era partito in maniera diversa e fino a poco tempo fa affiancava anche il nome. Poi è passata solo al payoff, perché tanto comunque è sempre riconoscibile. Adesso porta avanti sempre l'essenza di due archi, una M, estremamente riconoscibile a tutti. Stesso discorso per la Pepsi Cola, che dite, all'inizio facevano concorrenza a Coca-Cola? Come potete notare, poi ovviamente hanno preso la loro direzione e si sono distinti. La Nike, ok, famosissima, siamo arrivati all'essenza di questo marchio. Qui vorrei fare un gioco con voi. Adesso abbiamo parlato di marchi, parliamo anche di logotipi. Chi di voi in questa immagine, anzi, chi conosce la FedEx? Ok. Sapete quindi di cosa si occupa? Trasporti, ok. Consegne. Qualcuno nota qualcosa di particolare in questa scritta? Bravissimo. Questa è un'altra soluzione di immagine per arrivare all'essenza e far capire in maniera molto pulita e chiara di cosa stiamo parlando. Questo perché ve lo dico? Perché spesso un'azienda normale probabilmente vi chiederebbe: scusami, devo mettere un furgoncino per far capire che faccio trasporti. Ecco, i futuri grafici, i futuri comunicatori, avete la responsabilità di comunicare al cliente che bisogna essere essenziali e comunque con l'essenzialità si può comunque arrivare all'obiettivo. Sì, più che bello direi funzionale, funzionale. Lei si immagini, forse la conosce la FedEx. Ok, quelle sono accortezze grafiche, ovviamente poi per dover far ridare quella freccia probabilmente la scelta è stata di spaziare egualmente tutte le lettere. Ok, per arrivare poi a quel concetto, quella freccia non tutti la vedono, infatti spero che da oggi possiate allenare il vostro occhio in qualsiasi cosa vi circonda e voi vedete. Questo è famosissimo anche, il logo della Formula 1. Anche qui, come vedete, l'uno c'è ma non c'è, sempre molto essenziali. Andiamo Pinterest, chi lo usa? Insomma, bene, vi dico che è il mio preferito in assoluto perché è un mondo di creatività se si usa bene. E, si parte dal concetto del pin, no? Quando prendiamo appunti o ci vogliamo ricordare qualcosa usiamo una puntina. E questa puntina è stata ristilizzata nel logo e nel marchio che lo contraddistingue. Ecco qui. Adesso abbiamo parlato dei grandi, perché ovviamente dei grandi c'è sempre da imparare. Ma c'è da imparare anche dagli errori. Qualcuno già ridacchia. Come mai? Allora, un passo alla volta. Il primo è quello che per esperienza personale
ci capita spesso. Sono un'azienda e faccio caffè. Voglio che tutto il mondo sappia che io faccio caffè. Perché Caffelandia non era sufficiente, ovviamente. Quindi vogliono rimarcare doppiamente il concetto di ciò che fanno e finiscono a volte per fare dei mucchi di cose che ovviamente non sono riconoscibili. Se io ora vi dicessi di ridisegnarmi il logo della Nike, chiunque di voi con due tratti lo disegnerebbe, se lo ricorda. Questo, una volta visto, qualcuno se lo sa ricordare, riuscite a distinguere i dettagli, a cosa vi vuole comunicare. Quindi, ok, l'idea dell'isola con il caffè, però non c'è sintesi. Ok. Parlando di sintesi, non è sempre sufficiente. Nel secondo caso, vedete, The Computer Doctor, ok, la U si intuisce e vuole richiamare un mouse, ma forse nel modo sbagliato. Noi siamo abituati a percepire le immagini come sintesi, a volte si può scadere in qualcosa di sbagliato. Stesso esempio vale per i loghi e i marchi che vedete giù. Penso che siano leggermente sbagliati, anche se hanno una sintesi, tipo liege mi farebbe pensare a un dito medio alzato, sinceramente. Gli altri lo sapete voi. Ecco qui. Anche questi sono altri esempi di sintesi, di concetti, di lettere, di marchi. Ma c'è sempre qualche problema. E vabbè, ovviamente anche in questo caso penso che siete più che in grado di valutare quali siano gli errori. Chi vede una pagoda con un tramonto dietro nel primo logo? Esatto, noi lo percepiamo esattamente in questo modo. Bravissimo, no, ma è perfetto, e purtroppo questo esiste, cioè è stato realizzato. Quindi, ok, ci sono delle linee più o meno semplici, diciamola così, perché prima abbiamo visto di peggio, però effettivamente non rende, quindi bisogna studiare bene quello che si vuole trasmettere. Vabbè, la seconda, ok, diciamo che si lascia intendere un po' male. Quell'altro esempio invece di destra è fare attenzione alle maiuscole. Se ci fate caso, cosa leggete? Ok, però può essere anche kid, sex, change. Attenzione, anche l'uso delle maiuscole va fatto nella maniera corretta, altrimenti un negozio del genere dedicato ai bambini rischia veramente di chiudere. Esatto, l'hanno messo in un punto a caso questo camino. Allora, gli errori della comunicazione si possono fare sia nei brand, ovviamente, sia poi in tutto quello che gira intorno al brand, quindi l'immagine. L'immagine è fatta di tante cose, come le persone, voglio dire, sono curate, non curate, quindi un'azienda ben curata cura ogni aspetto di se stessa, no? Quindi se io vendo un prodotto, dovrò curare l'immagine anche del packaging. Il packaging è quello che stimola il cliente a prendere il prodotto e acquistarlo. Ovviamente anche in questo caso i bambini, grazie a Dio, sono abbastanza innocenti, ma mettere una situazione del genere, studiare un packaging del genere, è completamente errato. Qui non so se si vede il buco delle palline, ok, può essere ironico, però se è volto a stimolare l'acquisto,
insomma, parliamone. Stessa cosa vale per come ci proponiamo in un negozio. Sapete che adesso è anche fondamentale posizionarsi bene negli scaffali, fare gli espositori giusti, e bisogna stare attenti anche a come vengono posizionati. Quindi nel primo caso abbiamo un back to school, che sicuramente l'espositore dietro era più alto di quello davanti, ma io quello che percepisco è che stiamo andando a scuola armati. Stessa cosa per quanto riguarda le indicazioni. Sembra una cosa banale, ma io qui devo entrare o devo uscire? Cioè, oppure non posso entrare? Insomma, genera confusione. Questo per le aziende che vendono e per le aziende che vogliono vendere è importante. Sapere anche proporre i propri prodotti negli store, così come sul web, nella maniera corretta. Questo è un esempio invece di ciò che è un buon packaging. Perché? Perché vedere le foto del prodotto belle è sempre interessante. A me in questo caso interessa ancora di più, perché nel primo caso io vedo il prodotto realmente com'è. Quindi non aprirò la scatola e avrò una delusione, ma lo vedrò sinceramente com'è. E non solo. Nella parte del retro, in questo caso mi dispiace che lo vedete sgranato, ma sulla parte del retro io vedo addirittura quali magie posso fare in cucina con questi attrezzi. Quindi sono doppiamente stimolata all'acquisto. Oltre ovviamente ai colori vivaci del cibo, e qui entra in gioco la fotografia. Vedete che tutto è estremamente correlato. In quest'altro caso, spero che si capisce, è un packaging di pasta. Ok? È molto particolare. La creatività. Chi associa i capelli alla pasta? È difficile, no? Come concetto. E invece in questo caso funziona ed è creativo. Quindi spingetevi anche nella creatività, nell'innovazione, nell'associare prodotti a pensieri anche fuori dal comune. Ok, il tema accennato in precedenza era il tema dei colori. Io mi sono persa Lidia, ho ancora qualche secondo? Ok. Nella costruzione dell'immagine di un'azienda, anche la scelta dei colori è fondamentale. Così come è fondamentale per l'allestimento di un locale, per esempio. Prima Lidia ha accennato allo stimolo della fame. Lo stimolo della fame è scientificamente provato che derivi dall'arancione e dal giallo. Eppure quanti di voi tutt'oggi sono capitati in ristoranti con pareti verdi e neon strani? Che sensazione avete avuto? Perché trasmettere sensazioni nel nostro lavoro è fondamentale. Quindi avere coscienza di tutti i dettagli che ci aiutano a comunicare bene è importante. Qualcuno di voi, non so, associerebbe mai il rosso ad uno studio dentistico o medico? Penso di no. Il rosso è un colore che è vero che attira attenzione, perché comunque aumenta la pressione sanguinea. Noi siamo abituati che i segnali di pericolo sono esposti in rosso, e quindi è un colore da usare con attenzione. Molti clienti ve lo chiederanno, perché mi diranno che il rosso è di impatto, però bisogna usarlo con criterio, perché uno studio dentistico che usa il rosso rischia di richiamare brutti pensieri. Infatti, quali sono i colori tranquillizzanti, secondo voi? Di che colore vi fareste la parete della camera da letto? Perché anche questo è importante. Ecco, dipende anche dalle vostre attività, ovviamente, in camera da letto, ci mancherebbe.
Però se vi volete distendere e rilassare, in realtà il vostro corpo assume il colore azzurro come l'apoteosi del relax. E il verde ispira fiducia. Anche il verde è un altro colore che ci rilassa e ci tranquillizza. Stai chiamando un cliente, incredibile. Perdono. Mentre appunto i colori come il giallo, l'arancio, giallo e arancio, limitiamoci a questo, trasmettono energia. Sono i colori del sole, sono i colori della luce. Quindi tutto questo è fondamentale ed importante conoscerlo nella vita di tutti i giorni, ancor di più per chi vuole fare il nostro lavoro. Nel momento in cui un'azienda vi mette in mano in un certo senso il suo futuro, perché ovviamente hanno bisogno di riscontro economico per andare avanti, voi avete una serie di responsabilità. Quindi avrete bisogno di conoscere seriamente tutte queste sfumature per comunicare nella maniera corretta. Ovviamente, vi ripeto, l'esperienza è la cosa migliore per imparare. Ho finito. Ok. Grazie. Grazie a te, Medea. Ti lascio riprendere tutte le varie cose. Sì. Signora, lei per esempio ricorda più facilmente forme complesse o forme semplici? Esatto. Coca-Cola, quello non cambia. Ha ragione, però attenzione, perché Coca-Cola ha talmente formato il suo brand da essere arrivata a fare delle confezioni dove noi sappiamo benissimo che dentro c'è Coca-Cola, ma fuori c'è scritto Lucia, Francesca, Elena, oppure c'è scritto felicità, amicizia, gioia. Quindi anche la Coca-Cola è riuscita nel suo intento. Inoltre, fare loghi semplici ci facilita anche in tutte quelle che sono le applicazioni. Perché? Perché oggi più o meno si brandizza qualsiasi cosa, no? Quindi immaginiamo una penna, non so se la penna che lei sta maneggiando è di qualche azienda, però il marchio inizia ad essere, a poter essere applicato veramente a qualsiasi cosa. Per fare ciò, anche per ridurre le dimensioni del marchio e farlo rimanere sempre riconoscibile, c'è bisogno di semplificarlo, di arrivare alla sintesi, all'essenza, affinché sia facilmente riconoscibile e adattabile su tutti i supporti. Come va in memoria, no? Se ovviamente scritto con il logo. Io ero partita dal discorso che non si può non comunicare, perché effettivamente un'azienda che, come dice lei, fa un bellissimo marchio, però poi io non lo vedo, è un'azienda che non sta comunicando e quindi sta comunque sbagliando qualcosa. Una volta che si afferma ovviamente l'identità, cioè che si capisce che stile dare, cosa si vuole trasmettere al cliente, allora in quel caso bisogna fare in modo che il marchio esca ed arrivi a tutti voi. Quindi oggi ci sono tantissimi mezzi per fare pubblicità, Facebook, le app, siti web, quindi ovviamente l'attività deve sponsorizzarsi e deve affidarsi a professionisti, come diceva Giuseppe prima. Se posso, anche perché mi ha fatto venire in mente un'altra cosa da aggiungere a tutto il discorso che hai fatto. Se pensiamo anche ai geroglifici, se pensiamo, no, ai simboli più antichi, più essenziali, più universali, alla semplicità,
anche, non so se c'era anche lei questa mattina quando abbiamo parlato dei valori universali nella realizzazione di uno spot, un po' anche in questo senso vale lo stesso ragionamento, cioè quando si va sulla semplicità non si rischia di inserire elementi che non possano essere poi compresi, ok, indubbiamente senza spiegare altro alle persone. Un conto se le vede ad esempio una casa fatta da un bambino e un conto se vede una foto di un'impresa di costruzione di una casa. È normale che ci sono molte più informazioni che lei deve rielaborare e per poterle ricordare, per cui se non c'è una grande motivazione affinché lei si fermi quei due minuti in più per focalizzare quell'immagine complessa, l'immagine è andata via. Ecco perché sempre in una rapidità, in un colpo d'occhio deve essere. Il caso Coca-Cola è indubbiamente un caso particolare, nel senso che lì si è giocato proprio sul nome, ma stiamo parlando anche di un colosso, che aggiungo anche, non so se sapete, il caro Babbo Natale che è rosso è stato influenzato dalla Coca-Cola, cioè la famosa leggenda del Santa Claus era verde. Quindi parliamo di un'azienda che è riuscita addirittura a cambiare la cultura nel mondo su una tradizione che è quella natalizia, imponendo il suo colore, per cui parliamo di, come dire, una realtà che si può anche permettere di imporsi e andare anche oltre delle regole. Perfetto, grazie Medea. Sono altre domande? Nessuna? Ok, grazie tante.